Salve a tutti amici di Showgamer Pro, benvenuti in questa nuovissima puntata. Siamo in compagnia di due miei amici. Salve a tutti, mi chiamo Luca. Ciao, sono Ayub. Oggi andremo a giocare una partita su FIFA, visto che abbiamo fatto per ora sempre la solita serie, che non è altro quello di Sniper Elite. Adesso lascerò il posto a loro, cioè sarà una partita dedicata a loro. Sì, ora giochiamo gli Ayub, lui si è preso il Barcellona, quanto... Ora io piglio Atletico Madrid, no? No, l'Atletico, il Real, dai. Bravo, vedi che sei... Comunque penso che faremo altri video oltre a questo, anche perché... Sì, avevo pensato io, scelgo per proprio di fare un canale, magari un altro canale, oppure di mettere video su questo canale già esistente, su altre cose. Sì, su FIFA, comunque altri giochi, però li facciamo insieme, ecco, così sì, sì. È meglio. Da solo non è che tanto... Le sette la mia mancanza. Comunque, allora. Oh. Ayub, tu sei a sinistra? No, sono a destra. Io sono a sinistra. Vediamo la tattica dei giocatori, vediamo chi vincerà questo straordinario... Questo duello, derby. Questo duello. Questo derby. Devo dire che abbiamo... il mio amico Ayub, che è comunque un nero di quelli là, Made in Italy. No, vabbè, è molto bravo a giocare. Sì, sì. No, perché è nero, però è bravo. Ah, la magia, per favore. Sì, sì. Vabbè, è finito. Eh? No, lui parlavo. Sì, aspetta. Che mira. Mamma mia, sono fortissimo. Ah, Ayub è fortissimo. Ora va fuori. Ciao, giochiamo. Oh, spero che vi piaccia questa partita e che non vi annoiate. Perché sei nero, quindi non gli piace. No, a parte scherzi, il nero va di moda. Non si giudica la persona dall'aspetto accessorio. No, non si giudica un libro dalla copertina. Era solo per dire, per fare un po' di... per essere un pochettino... Sono dei soprannomi questi, dei nomini che si danno, gli amici. Guarda se non da qua. Real Madrid che ora prova a rendersi pericoloso. Piglialo! No. Io mi scommetto. Io mi scommetto, aspetta un attimo, voglio vedere un attimo la posizione. Una schedina sta giocando. Mi scommetto il 2 fisso. Bella. No, no, per non il mi piace. No, no. Per il negrito. Uno fisso, uno fisso. No, due. Uno, uno. Anzi, due. Ah, faccio il combo. Due e gol gol. Vabbè, gol gol la FIFA ci sta. Sergio Busquets. Over 3. Pure. Il Barcellona è da sempre l'orgoglio della Catalogna, anche per questo è rivale storico. Comunque questa partita è pure per avere un bel po' di fidelizzazione, visto che FIFA gli è che non lo guarda. Sì, infatti, poi... Comunque poi faremo... Stanca, io tutti, penso. Avevo parlato in alcuni video di fare un video vlog. Quindi penso che se tutto va bene poi lo facciamo insieme il video. Sì, in modo okay. Che parliamo un po'... Con Showgamerpro, quindi farò un video. Sì, facciamo un video insieme, un video vlog, in modo che sì. Intanto io parlo, mi presento, visto che ancora non ho avuto l'opportunità di presentarmi. E poi spieghiamo quello che vogliamo fare riguardo al canale. Io oppure, volendo pure possiamo fare il vlog insieme e poi ci apriamo un canale a parte, che è la cosa migliore, penso. In modo che comunque abbiamo tutti e due... Io su YouTube ho avuto alcuni canali con un mio amico, poi però li abbiamo chiusi per vari motivi. Anche se non andavamo male, avevamo un certo tot di iscritti e visualizzazioni. Comunque emergere è difficile così. Sì, sì, però era una prima volta che andavamo su YouTube. Poi abbiamo chiuso, come ti ho detto. Pure perché comunque... No! Ancora... Annetti. L'idea era vaga quella dei gameplay, eravamo piccoli comunque, sì. Non sapevamo tante cose. Anche voi sì. Per esempio il fatto della monetizzazione ancora non lo sapevo che ti pagava. No, ma comunque dico alla fine la monetizzazione non è una cosa che tu dici, cioè io per esempio l'ho fatto, ho aperto questo canale dopo tanti anni, qualche anno che mi piaceva fare gameplay,
pure perché mi piace comunque illustrare i giochi, parlare, comunque crearmi una specie di mio gruppo, capito? Quindi è una cosa. I compagni devono solo cercare di imbarcarsi. Poi certo, se uno arriva a un certo punto è inutile essere ipocrita e dire che non farebbe la monetizzazione, perché chi è che non la fa? Infatti. Quindi. Tutti a cramarsi. Comunque è molto accattivante questa partita. Ancora non c'è nessun vincitore. Siamo già al 21esimo minuto. Vabbè, una partita si giunge. Abbiamo un Barcellona, molto offensivo. Real Madrid che fa leggermente cagare, però comunque. Basta, non si discute. No, stavo scherzando, figlio. Veramente a Juve di come fai di fare i giocatori sembrano i pinguini di Madagascar, si tuffano in quella maniera. Comunque pure per fare video ci viene pure meglio mettere i soldi insieme per comprare i giochi. Sì, infatti. Che c'è? Passaggio di ritorno per Dani Alves. Sergio Busquets. Ecco Iniesta. Non moriate, io non lo so. Infatti. No, gli abbiamo detto io l'X2 non me lo giocavo né mai. Sì, infatti, perché lui fa schifo. Non lo dire in faccia perché non si offende, pensa che è razzismo. Ecco, è un po' Balotelli, no? Che è incazzato, che niente che cosa. Pensa che è razzismo, tutto quello che si dice è razzismo. Conquistano palla a centrocampo. No, non mi sta piacendo. No. Oh, forza. Questo reale, forse bello. È un punto a vantaggio. Culo le 10 ore che è fuori gioco. Potrebbe essere un punto a vantaggio, eh? È finito in fuori gioco. Ai. Ancora un tentativo di Iniesta. Dai, prova ad andare Iniesta. Derby dalle nostre parti. E quando invece di entrare ad arman forte alla difesa. Io sempre questo Busquets. Daniel Alves. Xabi Alonso. Pallone che torna in possesso degli avversari. Passaggio a buon fine. No, hanno fatto il gol. Luca Casillas. Portiere. Portierone, Ma non così, Con i guanti. Certo. Gol. No, Suca. No, mi stai deludendo, Yub. Stai scolorendo. No, no. Ma che fai, Ronaldo? Non basta, scolorendo. Vedi che non ha più. Sì, è vero, è più bianco oramai. Ecco Iniesta. In inverno diventa più scuro, in estate scolorisce. Secondo me tu mamma ti lavi con un detersivo. È schifo. Uno shampoo. Uno shampoo che non va bene. Secondo me sarebbe grande Gina. Vai, arriva Gina, per favore, ti prego. Ma mi sono. Ancora un tentativo di essere battuto un nero. Sergio Busquets. È negrito comunque. Restituisce la palla. Ovvio. Ci metti le scarpe, fammi le scarpe Daniel dalla pancia. Uno slogan. Non va mai. L'arbitro non ha ravvisato il fallo. È corrotto l'arbitro. È corrotto, non capisce niente. Modric. E il Barcellona si porta in avanti. Che gioca il gol. Sì, c'era al posto quello, sai cosa facevo? Uruguay Italia. Però la musicola la Sanchez, allora va bene, se no niente. Suarez. Ma c'è il cross. Il cross arriva dalle parti del difensore. Colpo di tacco. Boh, non lo so, ma forse perché è del Cile, quindi sempre Sud America. Magari forse per quello. Vabbè, pure perché non mi sono quasi sicuro. Cioè, esatto. Sono. Il suono è sempre lo stesso. A parte il tiro è arrivato. Ma che vicino! Era tutto calcolato, il portiere era lì che aspettava. No, allora sono più bello. Stavo scherzando, non mi gioco né over 2.5, né 2, né X, né 2. Sta giocando meglio il Barcellona. No. E diciamo. Un mio parere, secondo me la miglior squadra che sta giocando non è nessuna delle due. Il portiere è quello che sta facendo più lavoro. Si muove di più di voi. No vabbè, sta giocando tutto due bene. Perché comunque da un lato anche se aiuta molto più offensivo, lo stesso si difende ogni tanto agli assalti di Luca. Quando capita. Notte di morte di Papa. Prova ad andare Iniesta. Dove vai? Torna a casa. Torna a casa adesso. Pedro.
Pedro. Io non penso che ti fai il gol con Pedro. No, ma dove passate là? Ma si insulta da sola, vedete? Questa è una cosa. Questa è voi. No, sono sti giocatori di me. No, no. Ma che fa? No, non fa colpo. Accompagnano nell'azione sulla sinistra. Ecco. E dai. No. Benzema. Chi è questo? Oh, non lo voglio, chi è questo? Non scatta, non scatta. C'è il calciatore, non è fotografo. Giusto. Molti dribbling. No, mi dispiace. La prossima volta ci sarà un'altra possibilità. Fra un anno circa. Ecco, questa è un'azione da gol. Azione da gol, azione da gol. Ai. Nulla di fatto, può ripartire. Ai. No! Palo. Ah! Ah! Vedi che ti può da calare proprio il pacco. Intervengono con tempismo. Oh, ma questo calo dove spunto? Ah, bella, bella, pure questa. Ha spazio per tirare. Oh, la potevi passare il proprio di mia. Con questo intervento una bomba. Non ci ho pensato, ragazzi. Era tutto questo. Il cervello. No, perché X? No, lo utilizza solamente per far pesare la testa, in modo che non vola. Ma perché X? Sergio Ramos. Sergio Ramos! 1-0! 1-0 Everang! Si è fatto il vantaggio! No! Io non me lo facevo fare. 1-0. Chietta. Ah. No, non me l'aspettavo, era quotato a 20 Real Madrid. 60 minuti di puro delirio. No, di attacco puro del stai dicendo, come riguardo della partita. Arriva questo, fa un tiro. Ragazzi, dovete, un tiro. Ragazzi, dovete capire che sta scolorendo, quindi la magia sta finendo. È che niente, oramai si è preso di emozione, vabbè, quindi lui si vergogna, capito? È un tipo timido. Molto, non molto. È che la fa vedere al primo che passa. No, hanno fatto 1-1, vuoi vedere? Basta. Stavo scherzando. Non credevo che sarebbero riusciti a segnare, visto come in forma oggi l'estremo difensore. Si sono dovuti superare, ma alla fine sono riusciti a gonfiare la rete. Isco. Bella! E a cazzo l'hai fatta, a culo! A cazzo e culo, va! Certo! Contrasto ti ha detto, io non me lo facevo dire! Oh bastardo, no. Che hai detto? Fermano la manovra avversaria, gli avversari riconquistano palla. Sergio Busquets. Sceglie bene il tempo della scivolata e interviene colpendo il pallone a mezz'aria. Mascherano. Botta nel mezzo. Cross interrotto. No! Clamorosa occasione. Per fare il 2-1, ma questo figlio di puttana me l'ha presa. Oh, senza offesa per la madre. Ah, infatti. Poverazzo, dai. Nessuna colpa. Tenta di portarti via pallone. Cristiano Ronaldo. Ritirati. No. Da spondare, guarda, io se avevo la possibilità facevo la face cam solamente per vedere le facce di tutte e due prese dalle partite. Perché? Vedo una faccia proprio cioè abbiamo quando gioca è così. No, subito il pallone. Cristiano Ronaldo accelera, sbaglia la misura, va la fuori.
Sergio Ramos. Isco. Ottimo movimento senza palla del compagno. Oh oh oh. Questo è gol? No, il cazzo. Forse sì, forse sì, forse sì, forse no. Ai, il piede l'ha lasciato nella palla. Sì, è ancora lato. Ancora il risultato di parità. È finita, Luca. 5 minuti a tempo. No, dico, è finita per Ayub. Sì. Intercettano palla a centrocampo. Ma 1-1 si può andare a rigori, no, vero? No. Cioè sì, facciamo tutto rigori, dai. Per vedere chi vince, per vedere chi rende. No. Dobbiamo resistere, dobbiamo resistere. Sì! Xavi Hernández! Mi chiede, ha fatto un gol spettacolare. Ah, stai zitto, Finocchio. Io l'avevo detto, 2 e gol gol. L'avevo detto. Anche se poi me ne ero pentito da come è andata la partita. Vabbè, dai. È stata una bella partita, dai. Ancora non è finita, però. Perché devi dare della vittoria per lui? Oh, guarda, accaduto qua, dove faccio il gol? No, scherza, oh, che dite queste cose? Sono barzellette, ma fate dire queste cose, mi... Poi mi incazzo. Pallone diretto a Messi. A Messi? Che cavolo Messi? Forza, ancora c'è possibilità. Forza. Isco. Intercetta il pallone, tutto da rifare. Cristiano Ronaldo. Vabbè, ha vinto Ayub, mi congratulo con lui. Fanculo, figli buttati. Comunque è stata una bella partita. Una bella partita. Ci vedremo in un video vlog insieme a Luca. Sì. In modo che chiariremo un po' alcune cose del sito. Del canale. Del canale, quindi se apriremo un altro canale faremo video insieme. Vi informeremo comunque sulle nostre scelte. Ciao a tutti da Showgamer Pro e da Luca e da YouTube.